stato detto, la prima domanda è illuminante, la fai. Che non sia sul traffico che hai trovato. No, no. Conclusione dell'anno, un anno particolare, perché sì. Ho vissuto tante esperienze, momenti focali di questo 2012, quelli sono. Sicuramente due storie, due percorsi entusiasmanti. Il primo perché, se parliamo dal punto di vista personale, perché sono arrivato a un passo da regalare un sogno a una città intera e siamo arrivati molto vicini, abbiamo fatto qua un'impresa incredibile, che è un peccato non averla coronato poi con la promozione, cosa che probabilmente avremmo anche meritato, a detta di tutti, per il gioco espresso, per quello che avevamo messo in campo, per una serie di cose, per tutte le difficoltà che abbiamo incontrato durante il campionato, e siamo arrivati invece a giocarcela contro una corazzata, e lì purtroppo, ahimè, è andata male. La seconda parte è altrettanto entusiasmante, siamo qua adesso a commentare a una partita della fine del girone d'andata e a fare questo bilancio appunto per questo periodo, ed è, ripeto, è senz'altro positivo. Dal mio punto di vista mi misuravo con una categoria diversa, con una realtà così prestigiosa, e il fatto, insomma, che fino ad oggi possiamo andare a testa alta per quello che abbiamo fatto è sicuramente una cosa che mi rende orgoglioso. C'è un lampo che finisce. Il giorno più bello è stato quando? Farei dei torti a me stesso, perché veramente ci sono stati tanti giorni belli. Se parlo della scorsa esperienza, quando siamo andati in fondo, siamo entrati nei playoff, alla semifinale vinta, beh, purtroppo, ripeto, però l'essere comunque andati a casa quella sera a testa alta, secondo me è una cosa che insomma, mi porto dentro. Di un sogno come avevo definito all'inizio, e questo sogno continua a crescere. Per cui la prima partita è scendere in campo all'Olimpico e fare sfiorare l'impresa. Anche la prima vittoria che abbiamo fatto la partita successiva. Il pareggio con il Napoli davanti al nostro pubblico, stringendo i denti, giocando una partita in inferiorità numerica. Sono tanti giorni che però... Io conto su quelli che devono venire, questi li archiviamo come giornate sicuramente da incorniciare, però ci sono, la speranza è quella di viverne tante altre, se non di più. Sicuramente. La mancata vittoria con la Juventus. Ma per quanto riguarda la prima esperienza, sicuramente la finale è andata in quel modo, l'ultima gara. Per quanto riguarda Catania, ci sono una serie di episodi che mi hanno amareggiato, ci hanno tolto qualcosa, e magari forse quello con la Juventus è quello magari un po' più eclatante per il modo, però ripeto. E tendenzialmente sono uno che va a vedere sempre mezzo bicchiere pieno, perché per guardare avanti con più ottimismo, per cui sono più le giornate positive che ricordo, le giornate felici. Uno dei temi ricorrenti anche di questa stagione è stata la discontinuità di rendimento tra casa e trasferta, ma anche tra primo e secondo tempo, secondo me è quella che ha. No, io credo che non, al di là di un inizio dove abbiamo fatto fatica a fare risultato fuori casa, poi secondo me è nell'arco di un campionato, ci sono momenti in cui va bene il primo, va bene il secondo tempo, o va meglio in casa, va meglio fuori. Io credo che come prestazioni abbiamo sbagliato poche volte, e delle volte i risultati non sono stati veritieri anche fuori casa, per cui non credo che ci sia... È vero però che i numeri dicono questo, per cui non bisogna nascondersi. E magari l'aver raccolto, ma neanche nelle sconfitte, non l'aver raccolto il risultato pieno in due o tre circostanze ci è pesato molto. Parlo di Udine, parlo di Roma, cioè erano situazioni in cui erano quasi partite vinte, e queste hanno pesato. Se andiamo a vedere cosa possono aver pesato in termini di punti quelle gare là, hanno un bel significato. Queste sono state gare che sono state decise da dettagli, riferisco a Roma, attraverso il Castro, piuttosto che a
cascata, quello che è successo. Su questi dettagli come si agisce? Si agisce sul gruppo oppure si può chiedere anche qualcosa, qualche aiuto al mercato? No, io devo pensare, il mio lavoro è quello di lavorare sul campo. Poi tutto quello che avviene fuori fa parte, ovvio che io mi devo interessare, mi interesso anche del resto e ne parlo nelle sedi opportune, però io devo lavorare sul campo, l'allenatore deve cercare di correggere sul campo tutte quelle che possono essere magari aspetti che possono essere migliorabili e su questo io mi devo concentrare. Assolutamente, una cosa che mi era sfuggita, credo che questa sia la parentesi più brutta vissuta a Catania, era talmente brutta che l'avevo quasi omessa dalla mia memoria, invece tornando alla risposta di prima, penso che proprio quella sia la gara più brutta, la gara che ricordo con più in assoluto, con più amarezza. Si è cercato di analizzarla in tutti i modi e purtroppo è una partita che è nata in un modo e finita peggio e questo la dobbiamo archivare come un incidente di percorso, magari nella partita meno indicata perché ci fosse un incidente di percorso di quel genere. A più di una settimana di distanza invece si è reso conto cosa è successo a Pescara? Ma a Pescara secondo me abbiamo fatto una buona gara e forse questo è per caratteristiche così, non abbiamo avuto la capacità di chiuderla nel momento in cui andava chiusa, nel senso però, ma non perché non ci abbiamo provato, ma perché in tante circostanze o sono stati bravi loro o abbiamo sbagliato noi e poi nel finale abbiamo perso perché nel finale un infortunio, una cosa che va al di là della partita, perché noi non stavamo, cioè noi la partita l'abbiamo fatta dall'inizio alla fine. E delle volte il nostro modo sembra quasi che diventiamo troppo leziosi, però questo è il nostro modo di interpretare il calcio. Chi gioca a calcio tende a far vedere le proprie qualità e se le mette invece sulla, e io credo che questo l'abbiamo fatto in pieno che a Pescara abbiamo cercato di vincere fino alla fine, cosa che dopo purtroppo non è stato così, però ripeto, io credo che Pescara faccia parte di quelle partite dove abbiamo buttato via qualcosa. Sì, come Udine e come Roma, però ripeto, non è che possiamo, noi dobbiamo crescere sulle prestazioni, dobbiamo crescere su quello che mettiamo in campo e se noi andiamo in campo, fuori casa, anche in un campo dove qualcuno ci ha lasciato, dove qualcuno aveva perso, per cui noi siamo stati capaci di fare invece la partita dall'inizio alla fine, purtroppo siamo tornati a casa senza nulla. Sì, dopo tendiamo a vedere tutto quello che abbiamo perso e in effetti se fai questa analisi qua vengono fuori questi numeri, però insomma credo che il Catania meritasse qualcosina in più per quello che ha fatto, che ha messo in campo, soprattutto per quanto riguarda, quando sbagli te, ci sta, hai sbagliato, ne paghi le conseguenze, qualche volta abbiamo pagato colpe non nostre, però questo non vogliamo neanche più piangerci addosso su questo, non è nel mio modo di fare piangermi addosso, ne prendiamo atto, ma ovvio che qualche punto in più avrebbe dato un significato ancora più importante a un campionato straordinario. I punti persi, aspetta. Danno fastidio quelli che sono di nostra responsabilità, perché questi dove tu potevi fare qualcosa, su quelli devi lavorare, su quelli non devi più ripetere certi errori, non devi più, anzi devi approfittare magari qualche volta tu degli altri. E questi sono quelli che mi danno più fastidio, perché sono dipendenti da noi. Allora questo ci mancherebbe. Però
E parlando solo di quello che non abbiamo ottenuto, sembra che scordiamo tutto quello che abbiamo fatto, e secondo me non sarebbe perché noi siamo andati a cercarci punti ovunque, li abbiamo portati a casa, in casa abbiamo fatto veramente numeri straordinari, per cui sappiamo che dobbiamo migliorare, sappiamo che qualche volta sbagliamo e noi su questo lavoriamo, altrimenti non saremmo mai. Sappiamo qual è il nostro campionato, siamo partiti per salvarci, cioè, dobbiamo lavorare. Io credo che sia, sai, quando al 90esimo, 94esimo, a 5 secondi alla fine prendi gol, magari da su calcio punizione che poteva essere evitato, poteva essere non una punizione, cioè non è che delle volte veramente cioè, la fatalità va a incidere in maniera più o meno negativa. Alteri e Di Paolo. Mister, lei ha parlato anche del futuro, oltre appunto a ricordare il passato. Per questo 2013, dopo un inizio così importante, quale può essere il proposito e poi magari il segreto, se lo vogliamo chiamare così, per poter cercare di evitare i cali di concentrazione nella seconda parte di stagione che in passato non sono capitati? Questo io credo che passi tutto attraverso il lavoro, attraverso l'attenzione che metti in quello che fai. Se così è stato, non lo so, se così è stato negli anni scorsi, sicuramente è una cosa che noi dobbiamo evitare. Dobbiamo evitare mettendo in campo quello che abbiamo messo fino ad ora, ma non la domenica, mettendo in campo durante la settimana quello che dobbiamo mettere. Perché comunque solo attraverso questo si arriva a. Noi sappiamo che non è semplice, sappiamo che inizia un altro campionato, inizia tutta una serie di partite che saranno completamente diverse, per cui noi dobbiamo, la capacità nostra, tornando all'inizio domanda, è quella di confermarci e migliorarci. Noi dobbiamo andare in campo, parlo quotidianamente, con lo stimolo di migliorare qualcosa. Allora, solo così non riesci ad abbassare. Se tu ti senti a posto con quello che hai fatto, con quello che hai dato, probabilmente non comincia la discesa. Invece noi dobbiamo andare oltre, dobbiamo cercare di aggiungere qualcosa. Ma Bergessio ha già cominciato a correre, adesso vediamo in questi prossimi giorni, adesso devono fare i controlli sia Alvarez che Bergessio. Mentre Bergessio ha già iniziato, Alvarez stamattina aveva il controllo, vediamo un po'. Ma l'ho visto fare gli allunghi con naturalezza, vediamo un po'. Alla Serie A forse è stato un po' eccessivo e magari potrebbe trovare più confidenza in una categoria inferiore per fare esperienza e poi soprattutto Morimoto, il quale magari era un attaccante che la Serie A l'aveva vissuta, però a Catania non è riuscito a esprimersi al meglio per quelle che erano Ma sai, le pretese. per tutti i giocatori, ma soprattutto per gli attaccanti, si vive di momenti, tante volte nella stessa prestazione, la stessa prestazione viene giudicata in maniera più o meno positiva in funzione del gol e basta, perché comunque l'attaccante gli si chiede questo, ecco perché la difficoltà dell'attaccante è questa. Il fatto che loro non l'abbiano trovato in qualche circostanza sono anche stati sfortunati, perché hanno avuto anche l'occasione per trovare questo gol. Per cui io mi auguro che chiunque poi possa scendere in campo, abbia, soprattutto per gli attaccanti, io quando farò gol gli attaccanti sono sempre un po' più contento perché l'attaccante vive di questo e ha bisogno del gol. Per cui anche da loro mi aspetto un aiuto da questo punto di vista. Tutti e tre, no, difficile. Non. Sicuramente la partita, il palo di Gomez alla fine poteva, per il tipo di partita che abbiamo fatto, per il tipo, probabilmente meritavamo anche qualcosa in più. Ecco, forse se dovessi sceglierne uno dei tre, perché poi era davanti al nostro pubblico e credo, ai nostri tifosi. Questo sarebbe stato. Questo mi fa ricordare che non siamo stati tanto fortunati però nel corso di questa prima parte.
po' per gli episodi, un po' per una serie di cose che probabilmente si andava in maniera diversa. Siccome dicono che anche questo poi si riequilibra, andiamo con fiducia. Devo mettere le cuffie? Quindi la positiva no, sai, sicuramente i nuovi per me, quelli che sono arrivati, no, che non conoscevo e che di solito ci mettono anche un po' di tempo, soprattutto se vengono da paesi lontani, e invece hanno avuto una rapida crescita, per cui credo Non che l'ha detto, ma sarebbe caso. no, Castro, Rolin, ma lo stesso Salifu, lo stesso anche Ducaras, ma cioè arrivare erano giocatori che non conosceva Salifu, sì, ma gli altri non li conoscevo, mentre gli altri li conoscevo tutti, insomma, per cui arrivare insomma, qua in Serie A da o paesi diversi o da categorie diverse hanno comunque dato un contributo. L'altra ti rispondi da solo. Ah, questa qua me l'ero preparata. Ah, io ho ben chiaro il Catania, ho ben chiaro, mi fa piacere che la società si sia espressa in un certo modo, ha detto che da qua non si muove nessuno e questo per me è senz'altro un aspetto importante e positivo, perché questo già dà segno di continuità. Poi sicuramente ci saranno magari dei giocatori che hanno trovato meno spazio, come chiederanno, che poi avranno la possibilità di andare a giocare, e da là poi mi aspetto che magari possano arrivare giocatori da Catania e che possano migliorare Catania, questo assolutamente sì. Per cui detto questo, detto che la squadra, diciamo, i giocatori del Catania non si muovono, ma chi avrà bisogno di giocare e chiederà di andare via o troverà più spazio da un'altra parte, ecco, in quel caso là mi aspetto che ci sia, magari che si possa migliorare. Allora, per noi parte, secondo me, un campionato diverso, ma non lo dico perché voglio mettere le mani avanti, parte un campionato che è ancora più difficile perché adesso il Catania lo aspetteranno, ve ne accorgerete già sabato con il Torino, che tipo di partita potrà essere, e dobbiamo confermare tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora, dobbiamo essere ancora, per riuscire a confermarlo, e l'ho detto prima, non perché, bisogna essere più bravi di quello che siamo stati fino ad ora, e per cui, cioè, mantenere, noi siamo, guardavo i numeri questi giorni, guardavo, siamo il settimo attacco della Serie A, no? E una cosa del genere, insomma, abbiamo fatto tanti gol, siamo andati settimo ottavo, ecco, settimo ottavo. Insomma, per una squadra come Catania che cerca, il suo primo obiettivo la salvezza è tanto in cappello. Quindi noi sappiamo che abbiamo fatto qualcosa di straordinario, per mantenerlo dobbiamo fare di più. Per cui non dobbiamo fare altri discorsi. Ovvio che qua tra 3 mesi mi piacerebbe dire che potevamo parlare diversamente, ma non è così, non è così. Noi sappiamo che il nostro percorso è ancora lungo. E raccontare delle scemenze ai nostri tifosi non è giusto. Tutti quanti sogniamo, io per primo sogno, però dobbiamo andare avanti col paraocchio e cercare il nostro obiettivo più in fretta possibile. Adesso siamo più vicini che all'inizio e potevamo essere un po' di più se gli episodi, magari qualcosa ci veniva dato in un modo diverso, ma di questo ne siamo consapevoli. Sto seguendo parecchi di questi ragazzi, anche perché poi mi piace seguirli, per cui vedo che in tanti stanno facendo bene un nome rispetto all'altro, ha poco senso, però mi fa piacere che molti stiano facendo bene, proprio, per cui sono contento che abbiamo trovato, perché quest'estate qua, se vi ricordate, eravamo anche in tanti e c'era bisogno di sfoltire, e questi hanno trovato il modo di giocare subito e sono contento che si stiano mettendo in evidenza nelle loro squadre.
È una mia curiosità, quindi vediamo se riesce a soddisfarmi. Si parla tanto di vice Bergessio, no? Ma quel vice Bergessio deve essere simile a Gonzalo o magari qualcuno con delle caratteristiche diverse potrebbe stuzzicarla anche a farli giocare insieme? Perché io non lo, cioè, vedendo anche la squadra, secondo me con 4-2-3-1 o con un trequartista alle spalle di due punte, secondo me non sarebbe male. Ma sono situazioni che in certe circostanze ci abbiamo provato, abbiamo tentato di, o in situazioni di emergenza ho optato per queste situazioni, e sicuramente per caratteristiche questa squadra può fare anche questo, poi dipende un po' da chi è in campo in quel momento, da chi è disponibile o meno. Poi al di là che qui ci sono altri due giocatori, tre hanno giocato come vice Bergessio, no? Perché l'ultima partita ha giocato con il Castro, cui Morimoto, Ducarà e Castro si sono avvicendati in quel ruolo. Non è una questione, e non so, resteranno questi, questo lo vedremo, perché come vi ho detto, dipende se qualcuno andrà via o cosa, perché dopo vedremo cosa succede. Però non è una questione di caratteristiche, io credo che i giocatori devono essere bravi, i giocatori devono dare un contributo, devono indossare la maglia con grande... con grande cuore. No, ma non è questione di giocare con un'altra punta con carattere. Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Mister, soltanto gli auguri ai tifosi rossazzurri con proposito. Ah, no, gli auguri. Ma è ovvio che io mi auguro, anzi, auguro ai nostri tifosi di continuare a sognare con questa squadra, perché questa squadra alimenta dentro di sé sogni, ogni partita cerca di migliorare per poter regalare soddisfazioni, e quello che noi cercheremo di dare e di augurare ai nostri tifosi è questo 2013 che sia ricco, veramente ricco di soddisfazioni, ricco di, soprattutto di entusiasmo per quello che vivremo insieme.